Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video. Eccoci ritrovati dopo un po'. Video dedicato a tre creme viso alla bava di lumaca. Ve ne ho già parlato sui video dei prodotti finiti, però avevo piacere fare un confronto visto che sono tre creme e mi sono piaciute tutte per un motivo o per l'altro. Allora, ve l'elenco. Questa è Eliderma di Victor Philippe, che è un brand italiano, la prima che ho provato. Poi c'è Elix Extra, che è la seconda, che è un brand italiano anche questo, e un altro, forse il brand più conosciuto, BioArt, questo qua, Lum, che è la linea, la bava di lumaca. Allora, il primo consiglio che vi do è di provare, se avete occasione, queste creme con dei campioncini. Io ho fatto così. Perché l'acquisto al buio, cioè mi rendo conto che, soprattutto per le creme viso, come per tutti i prodotti, anche i profumi, le recensioni sono sempre soggettive. Quella che per me è l'ideale, è il top, magari un altro fa un acquisto al buio e si trova di fronte a qualcosa che non gli piace. È vero che una crema magari può essere usata sul collo o magari anche sul décolleté, ma dal momento che si vanno a spendere un po' di soldi, insomma, si cerca di fare l'acquisto più azzeccato. Io prima di queste creme viso avevo provato, sono stata per un po' fanatica del siero alla bava di lumaca, perché sempre per la mia fissa per le macchie solari avevo letto che le faceva andare via, che le schiariva e tutto qua e tutto là. Le macchie solari da iperpigmentazione non vanno via se non con il laser, e dopo anche con il trattamento laser tendono a ritornare. Per cui non c'è una crema o un prodotto che le possa far via. Possono leggermente schiarirsi, ma quel ninin che insomma alla fine è. Per cui all'inizio sono stata più orientata verso i sieri. Poi ho visto che a parità di prezzo, sempre sui 33-35 euro, quelli che avevo provato io, per confezioni da 30 ml, c'era per lo stesso prezzo le creme viso che sono confezioni da 50. Dal momento che io, appunto, il discorso delle macchie non l'avevo fatto andare via, che problemi di cicatrici, di post brufolo, di tac, di pelle impura non ne avevo, ho detto perché sì. Insistere con un siero alla bava di lumaca quando ne posso magari provare altri e non provare magari una crema. Sarà magari meno efficace, però mi dura, il rapporto qualità e prezzo è più conveniente, per cui così mi sono orientata più verso le creme. La prima che ho provato appunto è questa, qui mi erano state date dei campioncini in occasione del Sana, me ne avevano date due o tre. Questa è la linea, questa è la crema viso intensiva, perché c'è anche quella rivitalizzante che ha 2-3 euro di differenza in meno. L'ho comprata, allora l'ho provata appunto dei campioncini, me ne sono innamorata, perché già dopo una settimana il secondo campioncino avevo visto risultati già visibili, cioè la mia pelle era più luminosa. Al di là dell'effetto anti-age, dove le rughe erano sicuramente più distese, meno evidenti, e non avendo problemi di brufoli da dire, mi sono andati via i brufoli. La cosa prima che ho notato, prima appunto di avere il viso più disteso, è stata la pelle luminosa, e questo mi era piaciuto subito. Questa ha un inci di tutto rispetto. Adesso chiaramente ho lasciato l'elenco sul telefonino che ho messo là. E questo qui, come primo ingrediente, prima dell'acqua, c'ha la bava di lumaca. C'è scritto che c'è il 35% di bava di lumaca all'interno di questo. Qui c'è la bava di lumaca, c'è l'acqua, poi ci sono degli altri ingredienti, quale l'olio di argan, il burro di karité, e c'è anche il gel d'aloe, per cui oltre che una funzione anti-age, ha una funzione anche idratante. Io quando trovo il gel di aloe nelle creme sento sempre un leggero tensore, che non è che mi faccia piacere. Allora, ce ne sono state alcune che non ho neanche potuto finirle perché non mi piaceva, perché era talmente forte l'effetto tensore che mi tirava la faccia, cioè mettere una crema per avere la faccia che mi tira non mi piaceva. Questa ha un leggerissimo effetto tensore che dura un minuto forse all'inizio, poi tende a scomparire. Vi dico che meglio provarla con i campioni, perché ad esempio mia mamma, che ha più di 80 anni, che ha voluto provarla, per lei questo effetto tensore era più fastidioso, era più pronunciato e non gli era più di tanto piaciuta. Comunque, per quel che riguarda me, è una super crema.
difficilmente si trova scontata, ecco, io l'ho trovata scontata del 10%, l'ho preso su Ecoverde, non ho visto sconti più elevati, o se no la si può trovare anche su Macrolibrarsi. Qui nel Lince, ho guardato anche prima, non c'è profumo, non c'è fragranza, ha un profumo suo che è molto gradevole, la crema che è data dall'insieme di tutti i prodotti, però non ho letto, adesso aspettate un secondo che prendo e controllo. Sparco, non ho letto che ci sia la fragranza. Questo ve lo dico perché in quell'altra dell'Helix Extra c'è la fragranza e si sente. Vediamo un attimo, permettetemi di controllare. Infatti, qui non c'è. Ah no, c'è anche qua il profumo. Sì, scusatemi, infatti, c'è verso la fine un po' di profumo. Delicato si sente, ve lo dico perché a volte succede che i profumi nelle creme, le fragranze siano quelle che danno problemi di intolleranza o di allergie. A me non l'ha dato, e sì che ho una pelle comunque sensibile e reattiva, non l'ha dato. Però insomma, ecco, vi dico che c'è. La seconda crema che mi è piaciuta, allora queste due io le metto a pari merito, quella che mi è piaciuta meno è quella della Bière. Questa qui ho avuto un colpaccio di fortuna perché l'ho comprata su un negozio fisico, non ho avuto modo di provare il campione niente, l'ho comprata scontata del 50%, per cui l'ho pagata 15 euro perché era vicino alla data di scadenza, c'erano due confezioni, però non mi sono fidata a comprarne due perché ho detto: metti che me ne dura 2 o 3 mesi una, l'altra sarei andata avanti un po' troppo oltre la data. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi è la consistenza. Allora, la consistenza della crema è molto fluida e molto liquida, tipico quando c'è il tipico prodotto di quando c'è la bava di lumaca, come per i sieri, che il siero era molto acquoso e sembrava acqua, ecco. Anche queste, la consistenza è molto molto leggera e ne basta poco, per cui sono creme che durano tanto. Ecco, anche questo mi è piaciuto molto rispetto a quella della Bioerta. La consistenza, il fatto che comunque ne bastasse poco per tutto il viso e un altro zic sul collo, e comunque durano parecchio, durano di più rispetto alle altre creme. Ecco, la consistenza è molto leggera, molto liquida. Ecco, non è appiccicosa, non è collosa, ecco, è piacevole, insomma, ecco. Allora, un'altra cosa che mi sono dimenticata, scusatemi, perché con i confronti avanti e dietro, questo forse ve l'ho detto, al 35% di bava di lumaca, la versione quella rivitalizzante che costa un po' meno ha il 30% di bava di lumaca, e invece del gel di aloe ha l'estratto di fiordaliso. Non escludo che potrò provare quella, perché forse questo effetto tensore che facevo un po' all'inizio, che non è fastidioso, però se posso vorrei evitare, magari l'altra non lo fa. Un 5% di bava di lumaca in meno, non penso che chissà quale grande differenza faccia. È vero che ci sono 3-4 euro di differenza di prezzo tra questa intensiva e quella rivitalizzante. Ecco, qui non ho trovato indicato quanta percentuale c'è di bava di lumaca, però so che nell'INCI viene subito dopo rispetto all'acqua. Un attimo che vi leggo gli ingredienti che sono qua. Ecco, anche questa ha nei primi posti l'olio di argan, che è un olio pregiato, c'è l'urea, per cui è anche indicato per le pelli delicate, e c'è la lantoina e c'è l'olio di lavanda. Qui c'è il profumo, anche qua forse io l'ho sentito un po' più presente rispetto a questo. Questo è un profumo un po' fortino, si sente ancora adesso. Non mi ha dato problemi neanche questa di allergia, se no non la metterei fra i primi posti, non, sì, non mi sentirei sicuramente di consigliarla e non ne parlerei bene. Comunque, ecco, questa aveva una profumazione ancora un po' più accentuata, mentre l'altra è delicata, che non dà fastidio. Questa potrebbe dare un attimino fastidio. A me piacciono i profumi un po' sulle creme viso, mi piace sentirle. Questa però è un po' tantina, comunque zero problemi. Mi è piaciuta tantissimo anche la consistenza di questa crema qua, non avendo il gel d'aloe, non ho avuto un minimo di senso di
sensazione di tensione, ne basta pochissimo, forse era un po' più fluida rispetto all'altra, e anche questa, i risultati sono stati visibili dopo una settimana, vuol dire una pelle molto luminosa. Ecco, cioè, ci sono tantissime creme anti-age che hanno più o meno tutte le stesse funzioni, che è appunto quello sì, di rassodare e di rendere meno evidenti le rughe. Però quando io vedo che c'è una pelle più luminosa, la cosa mi conquista, ecco, mi è piaciuta. Al di là del prezzo che ho fatto, che ho avuto un'occasione, non l'avevo provata, però ecco, a 15 euro non è che sto lì a dire aspetta, no, ma me la fai provare qui, là, su, giù, tra l'altro avevo anche bisogno. Non ho più avuto questa fortuna perché quando sono tornata non ho più trovato altre occasioni. E qui dicono anche corpo, io l'ho provata solo sul viso, un'ottima crema anche questa, dura tanto, per cui si spende un po' di più anche questa, il suo prezzo è sempre dai 30-35 euro, però dura tanto e ne basta poco. Da provare c'è anche il siero, ottima, anche questo se ho la fortuna di trovarla in sconto, non dico del 50%, ma anche il 10, il 20 o il 30, sicuramente la ricompro. Non ho trovato il brand su Eccoverde, può essere che sia presente su altri shop online, comunque io questo lo trovo in un negozio fisico, lo trovo qui alla Spiga d'Oro. Le ho visti anche quando sono andata al Sana, avevano tutti i prodotti in offerta del 50%. Non so se quest'anno vado al Sana, se mi dovesse capitare l'occasione o cambio idea, chiaramente scontate il 50%, le ricompro due o tre sicuramente perché meritano. Queste due qui mi sono piaciute tantissimo. Quella che mi è piaciuta meno è questa qua della BioArt. Questa non ha profumo, questa sono sicura perché ho la scatola qua e... Qui dicono che è una crema leggera, di facile assorbimento ed elevato tenore di estratto di lumaca del 79%, un botto. Però qui la bava di lumaca non è né prima dell'acqua né subito dopo, però è, non dico che sia a metà, eccolo qua che l'ho anche sporcato, c'è l'acqua, c'è un olietto e dopo vabbè c'è la bava di lumaca, dopo c'è la calendula, c'è l'avena, c'è il sodio ialuronato, c'è l'acido ialuronico e la antolina, per cui ha proprietà anche molto lenitive, indicata per le pelli delicate. Zero fragranza, non ha profumazione. Allora, devo dire una cosa, io questa l'ho comprata scontata del, non so se del 20%, 30%, adesso non ricordo, l'ho comprata in un negozio fisico. E non comprerò più la merce in sconto in quel negozio, sebbene la facciano due volte all'anno, perché mi è capitato sempre con gli articoli della BioArt col solare di averlo comprato a scontato, ho visto il primo spruzzo, era il latte solare, era giallino, l'ho dovuto buttare, avrei dovuto tornare al negozio e dirgli sentite, è così, ho lasciato perdere. Comprata questa scontata, questa non ha profumo, però la cosa che mi è saltata subito al naso è l'odore. Allora, non è andata male, se no non l'avrei usata e non starei qui a parlarvene. Però è un odore un po' che sa da vecchio, da armadio chiuso e non è il suo odore tipico, perché poi tra l'altro avevo provato di questi tanti campioncini e non l'ho mai sentita e non penso neanche che sia l'odore della bava di lumaca, per cui ho guardato dalla scatola, adesso non so fare il check code. Non so se 18, quello che c'è alla fine, è l'anno di produzione. In teoria avrebbe 2 anni questa crema. Non lo so, io sono rimasta un po' delusa da questo negozio perché appunto è la seconda volta che mi trovo con un prodotto, uno che ho dovuto buttarlo e l'altro non l'ho buttato, però non gliel'ho portato indietro. Non comprerò più niente. Io vedo che in quei negozi di solito sono sempre i prodotti con la linea tedesca che vanno via Veleda o il dottor Rusca, forse BioArt per loro. Comunque, detta questa parentesi, al di là di questo odore che ha questa crema, che è questa e non è il suo tipico, non ha fragranza. E dicono che c'è la percentuale altissima, 79% di bava di lumaca, vabbè, ci credo. Però, allora, la consistenza, ve la faccio vedere perché la sto usando già da 2 mesi abbondanti, è quella di una qualsiasi crema. Cioè, non è che questa... è come le altre, fluida, cosa. Questa ne serve, cioè,
Gli altri ne bastava poco per fare tutto il viso e un zig anche sul collo, per cui qualità-prezzo ottima, cioè mi durava anche tanto. Questa invece la consistenza, che è quella di una normalissima crema, non direi che ci sia la bava di lumaca perché non è fluida, non è acquosa, non è che me ne faccia risparmiare, cioè ne devo mettere diverse, devo mettere qua, qua, per cui presumo che mi durerà meno. Come effetti, allora sicuramente è un'ottima crema dal suo potere anti-age. Non noto, non noto l'effetto luminoso di quando ho usato le altre. Questo non lo so perché, ecco. È quella che mi piace meno. Ecco, questo mi sento di dirvi. Si trovano facilmente i prodotti di BioArt, li trovate un po' dappertutto. Se avete occasione di farvi provare qualche campioncino, provatelo. Non escludo che non la ricompro se la trovo in offerta, no? Dove l'ho comprata, però magari in qualche shop online o da qualche parte, se la trovo in offerta, la ricompro. Però non sono rimasta così entusiasta o non mi sento di metterla al primo posto come le altre creme per... Non mi sento di metterla al primo posto, ecco, ne ho trovate di meglio, anche se qua dicono che la percentuale di bava di lumaca è alta. Anche questa comunque ha la sensazione che lascia sulla pelle è piacevole, non è appiccicosa, non ha nessun effetto tirante. Ho provato anche i campioncini non molto tempo fa, che non hanno nessun odore, né sgradevole, né piacevole. Forse preferisco che non ci sia nessuna profumazione, piuttosto che ce ne sia troppa, preferisco che non ce ne sia per niente, ecco. E rimane comunque una buona crema dal potere anti-age. Io, ecco, non ho problemi di brufoli, di cicatrici post-acne e tutto, anche allora magari in quel caso, oltre alla crema alla bava di lumaca, sarebbe indicato anche l'aggiunta del siero, cioè di fare proprio tutto un bel botto tra siero, crema viso, crema notte. Per me è comunque, mi piace molto l'effetto, indubbiamente anti-age, ma l'effetto che dà, perché la bava di lumaca comunque ha una piccola percentuale di acido glicolico che permette la rimozione delle cellule, per cui il viso anche per quello è sempre luminoso, cioè si fa un piccolo peeling chimico. Ecco, allora la bava di lumaca, anche se ha questa piccola percentuale di acido glicolico, può essere benissimo usata d'estate. Io comunque la crema solare ad alta protezione la metto sempre, se non c'è poco da lamentarmi per le macchie. Comunque, ecco, io avevo piacere parlarvi di questi tre brand, di queste creme. Non, oddio, cioè, per il tipo di problemi che ho io, magari il siero viso è meno indicato. Ecco, adesso basta. Una crema, e tra l'altro a parità di soldi ho più prodotto. Con questo è tutto, spero di essere stata chiara, non ripetitiva, e di aver detto tutto. Se magari avete qualche domanda da chiedermi, fate pure, mi scrivete qua sotto e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Vi saluto. Oggi è il 14 giugno di domenica, faccio gli auguri in diretta a Tatiana perché è il suo compleanno. Ciao cara amica mia. Tanti felici auguri, festeggia bene, ti ho già lasciato un messaggio, ma ti rinnovo qui in diretta. Passate il suo canale, Tatiana Liu, e fatele gli auguri che oggi compie gli anni. Ci vediamo presto. E un saluto a tutti, grazie per aver guardato questo video, grazie per i nuovi iscritti e ci vediamo presto. Ciao!